Valdè sta in botta, quanto sta Valdè? 16. Giao Pedro 17, ma sarà rotto ancora. Salernitana. È tra i più attesi oggi, per lui una tripletta nell'ultimo match. Manca poco al calcio d'inizio, non cambiate canale. Giornata di sole, condizioni ottimali, adesso tocca alle due squadre farci divertire. Un saluto da Piero Gipardo e Lele Adani, pronti a raccontarvi in diretta le emozioni di questa sfida. Sariatti in pronta regalarsi No. altri 90 minuti di grandi emozioni, non staccatevi dal divano. Aumenta i decibel sulle tribune, si fanno sentire i tifosi, sarà fondamentale il loro apporto oggi. Ciao Pier! È sempre un piacere per me essere qui in prima fila per commentare una partita di calcio, per onorare il calcio. E speriamo anche oggi di poter offrire un match Mamma mia, emozionante. quanto sei lento. Ribéry, tocco verticale interessante. Conclusione di Porco Ronaldo doveva Dio! mettere il match già in discesa. Rischia di condizionarla, la sua prova. Non è stato abbastanza freddo in questa circostanza. Ha spazio sulla corsia. La mette in mezzo. Si mette bene sulla traiettoria qui. Ecco Pavoletti. Tackle pulito sul pallone. Occhi montati su Keita, da seguire attentamente la sua Cos'è? prova. Ha dimostrato di avere il piede caldo, Pierre. Nell'ultima uscita, tre reti. Vedremo se saprà ripetersi anche oggi. Buona lettura qui, il pallone recuperato. Sfida davvero importante per le ambizioni del Cagliari, reduce da una bella vittoria contro il Torino. Che gara ti aspetti da loro oggi? Vengono da una vittoria sofferta per 4-3 tra le mura amiche. Stanno attraversando sicuramente un buon periodo di forma, ma Amazon. oggi ho l'impressione che dovranno accontentarsi del pari. Provano ad avanzare. Ma è passaggio in safari. Keita. Pallone perso. Porco di. Sbagliato qui il passaggio, pallone irraggiungibile. Palla riconquistata, possono ripartire. Occhio all'avanzata. Recuperano palla grazie all'ottima organizzazione. Pallone intercettato senza problemi. Ecco il tiro. Intercetta il tiro. Mano, Nessun dubbio per l'arbitro. Ecco il mano, calcio di rigore per l'ho Pavoletti. visto. Momento chiave del match. Mamma Fazzeggio da mia, ho Pjanic. tirato tutta della. Mamma mia. Rigore calciato con sicurezza Quanto di sta Pjanic, Frank? come ci mostra questo replay. Ha visto il portiere che si sta 12 spostando da una Frank, parte e zitto adesso si commette. zitto. Trasformazione perfetta. Ed ecco dunque arrivato il Un'altra quinto squadra gol faceva del veramente 36. faville. 36 anni per lui. Azione che si fa interessante. Cross sul palo lungo. Possesso recuperato in zona pericolosa. No, mamma mia. Ridacchio, il capitano mostro alato, Simi. vai. Niente vantaggio qui. Da Si Kerry. ferma il gioco.
Il No, mi portiere dice di sento. no. No. Leonardo Pavoletti. L'arbitro ha visto il fallo e dunque punizione. L'arbitro preferisce parlarci su. Niente giallo in questa circostanza. Sono d'accordo. Mi piacciono gli arbitri che dialogano con i giocatori per spiegare le loro decisioni. Aiuta, secondo me, anche a stemperare gli animi in campo. Pallone Mamma rimesso mia, dalla però, posizione buona del ragazzi. portiere. Tiro che Ma che c'è supera da con posto piede l'estremo di di destra. Jesusine? Kevin Strootman. Fisico male, più il Mannaggia, pallone. non... Dai. Ci sarà un minuto da recuperare, come indica il quarto uomo. Keita. Con cosa batte? Questo è un Primo po'... tempo che si chiude con un gol. L'arbitro dà il via alla seconda metà della gara. Leonardo Pavoletti. Grassi. Keita. Ecco Pavoletti. Tempismo perfetto, ferma l'azione avversaria. Ribéry protagonista della prima frazione di gara. Può essere soddisfatto della sua prova. Ha chiuso avanti la prima frazione grazie a un suo gol. E a parte. Oh. Ma che cazzo dove va? No, non ho chiamato Bonazzoli. Porca troia. Questo si è dato parecchio da fare. Conclusione che non inquadra la porta, palla che finisce fuori. La potenza c'era, è mancata la precisione. C'è il cambio in arrivo. Occhio a non perdere palla qui. Eccola, è venuto a dare il pilotto. Il Keita. pilotto. Leonardo Pavoletti. Sceglie bene il tempo e ruba palla. Si aggira, ci cospetta, in ruota di Coccodrillo. carezze. Suggerimento interessante. Tiro completamente fuori misura questo. Male. Tirato male. Non deve perdere palla. Il Cagliari ha fatto più possesso palla finora, cosa confermata anche dai numeri. Non riescono però a capitalizzare il maggiore possesso, Pier. Hanno creato davvero poco, palesando più di qualche problema in fase di impostazione. Dato lo svantaggio, a mio avviso, Bravo. sarebbe il caso di prendersi qualche rischio per provare a riaprirla. Buttate per Credo sia terra, giusto buttate restituire per l'arbitro il terra. pallone. Rosso Fiducia nei all'ovato. migliori, non ho avuto dubbi, non poteva fare Rosso. diversamente. Fallo fin troppo evidente. Non so come potesse sperare di farla franca, Pierre. Il tecnico non credo sarà molto contento, eh. A questi livelli non si È possono tua permettere Frank. simili ingenuità. È un gol che È finisce tua fuori dalla porta Frank! dei difensori. È Perfetto il calcio di punizione. tua Frank! Una fotografia gli ha tirato! Una fotografia senza... Eccolo qui il replay del gol. Ha preso la No, mira perché e l'ha messa alle replay spalle di del portiere, merda! scavalcando la barriera con questa conclusione Fammelo proprio di vedere bene! interno piede. Punizione calciata perfettamente. Mamma mia, il Oddio. portiere però! Poteva fare un po' meglio. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2 reti a 0. Ma il Cagliari ha fatto una partitona da Roma. O con chi era, non mi ricordo. Ma una bella squadra era. Perde Grassi. Si con la affidano una pittanica Sampdoria. di passaggi. Wow. Punizione interrotta e possesso che sfuma. C'è il triangolo. Salernitana. Torna lo spettacolo della Serie A nel prossimo match su EA TV, gara che si disputerà tra Cagliari e Bologna. Entrambe praticano un calcio spiccatamente. Occhio Fresco. Pier qui. Intervento così così del difensore. Aveva solo le Cosa? due mani. Porca di... Sembrava Ma che ha appeso. preso? Ma invece.
Intervento da applausi. Una parata destinata a finire dritta negli highlights del match, Pier. Indipendentemente dal risultato finale, parlo, eh? Un capolavoro. Prova a spazzarla via, attenzione. Sventa la minaccia. Recupera palla intercettando il passaggio. Non gli è piaciuto sia Arcaio che Macello. Sale, non lo smuovi. Rosso. Lo vede, c'è campo per lui. Guarda che passaggio questo, mamma mia, ti odio. Verdi. Vuole l'imbucata. Occhio qui. Bravo. Che riporta incertezza sul risultato della gara. Aperta il set. E qui possiamo rivedere l'azione del gol. Una ripartenza da manuale. Non ha davvero lasciato scampo al portiere con questa botta dalla media distanza. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti. Fatti perdonare. Fatti perdonare, niente. Niente, si magna tutti, Verdi. Elude il pressing avversario. Ci provano fino all'ultimo, vogliono il pari quando manca davvero poco. Manovra interrotta, rifiatare, pericolo scappato. Dai, Paolo. Attenzione, io il sogno, blocca senza problemi il portiere. Fortunato si è ritrovato il pallone tra le mani, ma è un'occasione. Passa sto cazzo di pallone. Portiere, palla ancora viva. Ha spazzato via e concesso il pallone. Mamma mia. Lo sapevo. Guardate, deve far segnare per forza. Lo odio sto gioco di merda. Polvere alle spalle. Fuori gioco? No. La squadra era rimasta in 10. Ma odio sto gioco di merda. Quando te deve far segnare per forza a tutti i costi. Il cronometro corre, devono sbrigarsi se vogliono trovare il gol. Efficace no. La copertura della difesa che si salva. Che gioco di merda.